Si estende per una lunghezza di 500 metri ed è sviluppato su sede propria, oltre ad essere dotato di un impianto di illuminazione. Si tratta dell'ultima opera dell'amministrazione comunale di Mondolfo che, dopo l'approvazione del progetto esecutivo, la gara e il successivo affidamento dei lavori, ha inaugurato sabato mattina la pista ciclopedonale parallela alla strada della Valcesano che collega 100 croci di Mondolfo a San Gervasio e che permette ai pedoni e ciclisti di spostarsi agevolmente tra i quartieri in totale sicurezza. Presente all'inaugurazione, oltre alle autorità civili, militari e religiose, anche tanti cittadini e ciclisti che hanno subito inaugurato la pista. Sindaco, quello della mobilità sostenibile è un grande tema portato avanti dall'amministrazione comunale, oggi un grande altro risultato. Sì, andiamo a concludere un percorso importante per tutto il quartiere, per la nostra città, quindi la pista ciclopedonale che collega appunto il quartiere di Centocroci con San Gervasio e Ponterio e quindi permetterà a tutti i cittadini di raggiungere e i residenti di raggiungere in sicurezza le attività e i servizi presenti. In questi anni siamo intervenuti molto per incentivare la mobilità sostenibile, ma in particolar modo con un nostro piano che è appunto il Biciplan, che ha l'obiettivo di collegare tutti i quartieri della nostra città. Quindi abbiamo collegato negli scorsi anni San Sebastiano con Centocroci, ora abbiamo collegato e abbiamo unito Centocroci con San Gervasio e Ponterio, abbiamo collegato Piano Marina con Marotta Centro, stiamo realizzando grazie alla Regione Marche e con il Comune di Senigallia il ponte ciclopedonale sul Cesano che collega Marotta con Senigallia, continueremo con la ciclovia del Cesano nei prossimi anni che ci permetterà di collegare Ponterio attraverso via Rio Maggiore e via Mengaccio con Molino Vecchio e il quartiere di Molino Vecchio col mare con una ciclabile su sede propria lungo la provinciale. Considerevole l'impegno finanziario sostenuto dall'amministrazione, comprensivo di progettazione, espropri e lavori, come ha sottolineato il sindaco. Di questo progetto è di 250.000 euro, fondi sia del bilancio comunale che anche del Ministero dell'Ambiente nel progetto FAMOSE. Con l'occasione è stato illustrato anche il progetto di riqualificazione dell'Abbazia di San Gervasio, un considerevole patrimonio artistico e storico per l'intera collettività. L'Abbazia rappresenta un monumento nazionale ed è uno dei patrimoni artistici e culturali più importanti che abbiamo nel nostro territorio e siamo davvero orgogliosi di aver messo mano come amministrazione comunale rispetto al passato concretamente alla sua valorizzazione e al suo recupero che ci permette di preservare un patrimonio artistico-culturale ma arricchisce anche l'identità della nostra comunità rendendo questo edificio ancora di più un punto di riferimento per cittadini e turisti. Qual è la spesa dei lavori? Allora, la spesa dei lavori per quanto riguarda i lavori di recupero dell'abbazia si aggira intorno ai 100.000 euro, di cui una parte viene cofinanziata dal comune, quindi con il bilancio comunale, e una parte grazie al bando che abbiamo vinto per i lavori di recupero e messa in sicurezza degli edifici pubblici. Un'altra importante opera a livello culturale e anche turistico. Decisamente sì, era un'opera necessaria che permetterà poi ai turisti e ai cittadini di poter accedere all'abbazia. Sono lavori che riguardano ovviamente il rifacimento della pavimentazione, della parte insomma riguardante la cripta e poi un sistema di drenaggio sia interno che esterno che permetterà ovviamente di mitigare quelle che erano e sono le problematiche di infiltrazione.